E se la morte non vuole andare via, gira l'intorno, fa acrobazia. E gira, gira del carro, fa il motore. Questa è la bella vita, la vita bella della gestione. E se in partenza ti pianta motore, pensa alla mamma e al primo amore. E gira, gira del carro, fa il motore. Non c'eravamo corazze, non c'eravamo, ci avevamo messo noi dietro alla testa nel CR-42, c'è una specie di cofanetto, lì ci abbiamo messo un sacchetto di sabbia. Questa era la vostra corazza? Poi quando se ne sono accorti i tedeschi ci hanno fermato, ci hanno mutato le corazze, altre così, già l'aeroplano era già un motore che era quel che era, la pista non c'erano, ma erano tutti un prato, dovevamo partire da lì e se ci mettiamo su anche il peso della corazza non si andava più, non si alzava più, avevamo solo un paio d'occhi per piangere e basta. Il contributo dell'aviazione italiana è imponente. Asso di bastoni, cucuraccia, gamba di ferro, emblemi di vittoria. È qui che la lotta antibolscevica, promossa e condotta dal fascismo, ottiene i primi luminosi successi. È qui che le nostre intrepide squadriglie da caccia, i nostri magnifici CR-32, infliggono ai rossi le prime brucianti sconfitte. Dal ritorno dall'Africa, dal trasporto che abbiamo fatto, ci ha mandato l'Aero Italia a prendere dei CR-42 nuovi per uscire dall'Africa. Come se ci vedremo in Africa ancora? No, la destinazione nostra era il canale della Manica. E lì è cominciato a fare delle puttanate, a raccontare, dicevo, questo mi conta delle balle. No, non sono balle, sono verità. Solo che, come ho detto prima, avevamo solo gli occhi per piangere. Ci ha mandato a fare la guerra là, col caschetto di tela. C'era 32-33 gradi sotto zero. E ci ha mandato ad Ursel. Poi i tedeschi ci hanno dato il caschetto di pelle, ci hanno dato i pantaloni, ci hanno dato i calzari, ci hanno dato i guanti. Quando se ne sono accorti ci hanno vestito di nuovo. Ma quindi voi eravate senza protezione, fuori? Non c'era niente, c'era il tettuccio davanti e basta. La parte di dietro era tutto aperto. Noi avevamo solo, gliel'ho detto, gli occhi per piangere. L'ossigeno, l'apparecchio dell'ossigeno non andava mai. La radio andava finché eri con le ruote per terra. Se ti staccavi dalla terra, la radio non andava più. L'armamento era quel che era. E da lì ci hanno mandato in Inghilterra e non ci hanno dato neanche le cartine geografiche. Non avevo mai pensato di fare la guerra con noi. Quando nel cielo incontri l'amore a te, gira intorno e falle la corte. E gira, gira del carro, fa il dodo. Questa è la bella vita della mia.
Furiosi Rata invano tentano di opporsi alla superiorità dei nostri apparecchi, guidati da piloti i quali uniscono alla eccezionale bravura un ardimento che si esercita in una sprezzante e continua sfida alla lotta. Carosello infernale, in cui la migliore tattica di combattimento consente ai cacciatori italiani di gettare lo scompiglio fra le squadriglie nemiche e di frantumarle. Quando un apparecchio brucia come una torcia, quando precipita muso in giù, tracciando una colonna di fumo, non vi può essere dubbio sulla sua sorte. Quale contrasto col vittorioso ritorno in perfetta formazione dei nostri caccia? Ho letto che lei era partito a far la scorta ai bombardieri, insieme, e lei aveva il CR-42, c'erano anche altri caccia, i G-50, sì. Che a metà manica cosa hanno fatto? Tornavano indietro perché non c'erano benzina sufficiente. Arrivavano fino a metà manica e poi erano contenti di tornare indietro. Questo è un macello. Scusate, sapete dove sono i confini dell'Inghilterra? Noi siamo in Belgio, dobbiamo andare. Che autonomia c'è quella roba lì? C'è tanto, allora non può andare. Ecco i serbatoi di benzina, le cui pareti esterne sono spalmate con pasta speciale, avente la proprietà di spandersi automaticamente per otturare eventuali fori prodotti da proiettili. Si fissano ora le capottature, la cui forma è ricavata direttamente per stampaggio. Potenti mitragliatrici costituiscono la dotazione di armi dell'apparecchio. Ed eccoci alle ultime rifiniture. Le due semiali vengono saldamente collegate al tronco centrale in modo da formare un solo corpo. Il quadro degli strumenti di bordo è installato nell'abitacolo del pilota. Alla capotatura del motore segue la prova del carrello retrattile. Le gambe di forza dei due semicarrelli non sembrano le chele di un granchio gigantesco. Gli apparati radio, le comunicazioni radio. Come andavano, siamo su, finché era terra. Andava tra bene e male un pochettino. Come alzava le ruote non andava più. E l'allocchio Bacchini, diciamo, tipo di radio, che non è mai andato. E anche fra di noi, in volo, no, a terra si poteva, ma come staccavi le ruote, esatto. Sul suo libro scrive che l'osservazione del silenzio radio per voi era una norma. Sì, venendo osservato senza problemi. Lo facevamo senza dire non parlare. Lì non parlava, non parlava nessuno. La verniciatura a spruzzo, che tra l'altro serve opportunamente a mimetizzare l'apparecchio, e l'applicazione dell'edica, sono le operazioni conclusive della costruzione. È nato il caccia. E come primo segno di vita esce dal capannone incontro alla luce per allinearsi insieme con tanti altri gemelli, coi quali tra poco sarà sottoposto al rigoroso volo di collaudo dei piloti della FIA e dell'ufficio centrale della Regia Aeronautica. C'era 30 centimetri di neve, qui non si parte più, perché i nostri aeroplani avevano la carenatura alle ruote. Se va dentro la neve blocca tutto. E loro sono stati fermi 20 giorni finché si è venuto liberare la pista. Finalmente anche da lì siamo riusciti a partire e siamo andati sul campo che dove è la nostra sede, forse, che è in Belgio. E come dico, c'era tutto mimetizzato, tanto più che hanno fatto un sacco di ore di volo per cercare che gli inglesi cercavano quella
sapevano che eravamo atterrati noi, ma era talmente mimetizzato che non sono mai stati capaci di trovarlo. C'erano i pini con le reti metalliche sopra, c'erano le mucche che pascolavano, ma erano mucche gonfiate, erano di gomma. C'erano i grandi carceroni che figuravano una fattoria, tutta questa roba. Aveva problemi di respirazione con la maschera, sì. Perché mi può spiegare cos'era successo? La respirazione diventava difficile quando da 2000 metri salivamo, allora dovevamo mettere la mascherina, ma lì noi la guerra in Italia, quei signori non l'hanno fatta, non sanno cosa. Noi dentro l'aeroplano avevamo le bombole dell'ossigeno collegate con uno strumento dentro l'aeroplano e a un bel momento, salendo di quota, deve funzionare e vedevamo che c'era questa specie di bocchetta e c'era da stare attenti perché l'alito era caldo sui 6-7 mila metri, qui certo abbiamo caldo, l'ossigeno che arrivava era freddo, ecco qui se non si stava attenti, bloccava questo polmoncino, bloccandosi si poteva bloccare aperto o chiuso, in tutti e due i casi erano fasulli, e se lei non stava lì a schiacciare il polmoncino lì con la mano, perché non si ghiacciasse, c'era da andare giù, molti sono andati giù per morire. Svenivano? No, lì lei lo sentiva, mancava l'ossigeno, ma poi c'era un bel momento, che a 7, 8, 9 mila metri sui 10 mila era duro, perché quell'effetto lì si sentiva. Ed era un pericolo perché qualcuno è venuto fino a terra. Aspetta. Non se ne è accorto, gli è mancato l'ossigeno, è partito in auto e è venuto giù. Io me ne sono accorto perché tenevo d'occhio quella bocchetta che si muoveva ed era l'afflusso più o meno dell'ossigeno. E loro mi hanno detto di fermare, allora ho cominciato, e finché stavo in volo sopra ai 4.000 metri, dovevo stare lì con la mano, già ce n'era tanto da guardare, da stare attenti, senza carte, senza nessuna indicazione, senza voli di orientamento, siamo arrivati là, non ci hanno fatto volo. Ma anche gli altri, ad esempio gli americani, avevano questo equipaggiamento qui difettoso oppure? Gli americani avevano già la cabina pressurizzata, gli inglesi avevano la cabina pressurizzata, gli unici coglioni che volavano all'aperto eravamo noi italiani. Con il cielo brillanti sono gli occhioni di bimbe belli. A noi eravamo quelli lì autogonfiabili che c'erano, perché ce li ha dati i tedeschi, se no gli italiani si è andato i salvagenti della marina, sono tutti pezzi di zucchero messi insieme, lì. Quando mi ha sentito e ti ingombrava, ti segava il collo qua di dietro, era una piaga, era basta, c'era poco da dire.